Oggi siamo venuti a sbirciare dietro le quinte del Natale Incantato di Lolandia. Quest'anno, per la prima volta, al parco di Capriate San Gervasio ci sarà l'evento natalizio. Ora scopriamo in anteprima quali sorprese stanno preparando per noi. Come prima cosa, gli allestimenti a tema. Già dall'ingresso c'è un bellissimo villaggio innevato e sono tanti gli allestimenti a tema natalizio che accendono la magia di queste feste. Ecco qui Leo, ci accompagnerà in questa giornata di scoperta del primo Natale incantato a Lolandia. Andiamo! L'ingresso è decorato con enormi pacchi regalo e Leo che ci accoglie con questo berretto da Babbo Natale. Super belli gli allestimenti, sempre una garanzia qui a Lolandia. Cominciano ad apparire le prime lucine che andranno a illuminare la magia di questo evento. Ci sono anche dei punti, delle stufette che fanno da bracieri, e un'altra piacevolissima novità di questa stagione invernale sono i souvenir. In alcuni punti abbiamo già trovato alcune anteprime di quello che sarà il merchandising natalizio. E eccolo qua, bellissimo. Come dicevo prima, ci sono queste stufette che vengono alimentate dal personale continuamente per dare un po' di caldo in quelle che sicuramente saranno le giornate molto molto freddine e invernali. Già vedete le lucine su tutte le strutture del parco che al calare della sera diventano davvero suggestive, come quest'albero che è tutto ricoperto di lucine natalizie. Altra novità di questo Natale è un ospite speciale, Oggy, il gatto blu di Maledetti Scarafaggi, che sarà disponibile al parco per una simpatica fotoricordo insieme a tutti gli altri personaggi che trovate durante l'apertura del parco, ad esempio PJ Mask, Ladybug e Chat Noir, poi c'è il trenino Thomas, Peppa Pig, insomma un sacco di personaggi amati dai vostri bambini. Questa è la mappa, ricordatevi che non tutte le attrazioni sono aperte per il freddo, quindi non ci saranno le acquatiche. Consultate la mappa prima di avventurarvi, sicuramente potete godere della nuova area, la foresta di Masce e Orso, dove i vostri bambini si divertiranno a esplorare gli ambienti dei simpaticissimi personaggi di questo cartoon, e non può mancare ovviamente un giro adrenalinico sul nuovo Family Coaster of Rome. Mi raccomando, bene imbottiti perché comincia a far freschino. Oltre all'area di Masce e Orso, la foresta di Masce e Orso, tante altre attrazioni sono disponibili per il divertimento di tutta la famiglia, tra cui la fattoria, che è sempre carina da visitare e attira sempre un sacco di piccoli e grandi curiosi di approcciarsi con gli animali, ecco. E anch'io mi sono fermata a dare da mangiare queste due simpatiche caprette, perché ci sono dei dispenser grazie ai quali potete comprare il mangime per le caprette e divertirvi a dare da mangiare, ecco. Aperto troverete anche il rettilario, dove ci sono un sacco di specie che vi aspettano per essere scoperte insieme anche ai piccoli. Ci sono tartarughe, iguane, serpenti, un sacco di serpenti. E oltre
al Rettilario è sempre possibile visitare anche l'acquario, dove potete intraprendere un'avventura alla scoperta delle specie che abitano in tutto il mondo nei fondali marini. Potete sempre godervi una passeggiata nella Mini Italia insieme anche a qualche ospite speciale in questa poverella e godervi del stupendo panorama che sa sempre offrire Mini Italia. Tante altre novità vi aspettano in questo Natale incantato, i punti ristoro dedicati alle specialità gustose, dolci, salate della stagione invernale e spettacoli a tema. Quindi non mancate. Un saluto anche da Leo e pronti da sabato 24 novembre a vivere il primo Natale incantato a Leolandia.